Le questioni ambientali, il dramma dei migranti, la situazione umanitaria nei paesi colpiti da conflitti sono stati i temi al centro del colloquio tra Papa Francesco e il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, che in Vaticano nei giorni scorsi ha preso parte anche ad un seminario dal titolo Proteggere la Terra, nobilitare l'umanità. Sono qui perché ho bisogno del supporto morale e spirituale del Papa, ha detto il capo del Palazzo di Vetro, senza nascondere la forte attesa per l'imminente enciclica del Pontefice su questo tema. Alzare la guardia sui cambiamenti climatici è doveroso perché si impattano sulla salute pubblica, le migrazioni, lo sviluppo, i diritti umani, ha ribadito Ban Ki-moon, invocando un approccio globale, unito e determinato al fenomeno tra tutti gli stati, ma anche un'alleanza nuova tra scienza e religione, la stessa che decine di docenti e studiosi della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali stanno tentando di tracciare. Partha Sarathi Dasgupta, economista dell'istituzione. Consenso mondiale vuol dire consapevolezza che si tratta di problematiche mondiali. Il clima riguarda tutti sulla Terra, non è confinato a questa o a quella zona del pianeta. È vero comunque che gli esiti, le conseguenze del cambiamento climatico saranno diverse da regione a regione e anche che certamente i più poveri, come sempre, ne saranno le maggiori vittime, ma lo sono sempre per la loro carenza di risorse per assorbire gli scompensi. Pertanto la questione della povertà, la scarsa attenzione per la vita e la questione del cambiamento climatico mondiale sono collegate, ma a causa di questo aspetto globale del cambiamento climatico è necessario trovare un accordo tra la maggior parte degli abitanti del pianeta. Ban Ki-moon ha poi affrontato il drammatico capitolo delle stragi nel Mediterraneo. A morire anche qui sono i poveri e i vulnerabili che fuggono da guerre e persecuzioni affidandosi ai trafficanti. Per il professor Pierpaolo Donati, docente di sociologia all'Università di Bologna, serve spezzare il legame tra schiavisti e schiavizzati. Servono dialogo e soluzioni politiche, ma anche una nuova forma di solidarietà. Si tratta soprattutto di agevolare le organizzazioni intermedie nella società, quindi tutte le forme di comunità, di cooperazione, tutte le attività delle reti familiari, delle reti sociali, soprattutto anche di carattere religioso, di carattere caritativo e così via, affinché intervengano prima che le persone chiedano, diciamo, di utilizzare queste persone schiavizzate e soprattutto di utilizzare i mass media per generare una nuova forma di solidarietà, perché se noi guardiamo i mass media, nei mass media oggi la solidarietà con le persone trafficate, schiavizzate, è una solidarietà fatta soprattutto in qualche modo di pietà o pietismo, di fatalismo, ma non è una vera solidarietà. In questa nuova epoca, dove non è più la natura a sovrastare l'uomo, ma l'uomo a cambiare a suo piacimento la natura, bisogna non solo reprimere o criminalizzare, ma piuttosto prevenire, modificare la moralità delle persone, combattere insieme per la custodia del creato. Un primo passo avanti è proprio vedere gli scienziati lavorare sulle indicazioni del Papa e affermare che la natura è un essere vivente, dunque va protetta e non solo conquistata, colonizzata o strumentalizzata. Un secondo passo è il nuovo ruolo di traino e non più di ostacolo che la scienza riconosce alle religioni.